La scultura del riccio ancora oggi è una parte significativa dello strumento perché porta di fatto la firma dell'artista, del liutaio che la scolpisce, come gira la testa, come sporgono le varie parti, quanto profonda, quanto scavata, eccetera. Sono tutte cose peculiari del liutaio. La liuteria italiana secondo me funziona perché agli italiani riconoscono ancora un gusto artistico, un senso del bello esemplare ancora. Ciò vuol dire che ad esempio nel violino, che oltre all'aspetto acustico viene anche ricercato l'aspetto estetico, stilistico, che si rifà anche ad alcuni canoni del passato. Ecco, questo aspetto è ancora molto, molto apprezzato ed è una cosa che dobbiamo continuare a valorizzare. Ci sta benissimo la tecnologia ultramoderna, ci sta bene il lavoro dipendente a tempo indeterminato, però sapere che ci sono anche professioni appaganti e secondo me non è giusto, non è bello e non è doveroso lasciar morire. Biennio noi diamo solo ed esclusivamente delle basi tecniche, per cui si fa in un certo modo, non si discute perché a noi non interessa che venga fuori un bello strumento, ma interessa che i ragazzi imparino a usare tutti gli attrezzi. Il terzo e quarto anno è un discorso invece più individuale, non più a livello di classe, ma molto più individuale, dove ognuno sceglie il proprio strumento, se lo progetta e ha una parte di autonomia notevole, nel senso che io controllo solo che tecnicamente sia fatto bene, ma tutta la parte, diciamo, soggettiva, che possono essere la scultura della testa, il contorno, le punte, come si, i filetti, queste cose qua, sono, diventano proprio loro, è un loro modo di esprimersi. Per cui è molto soggettivo, si riconosce uno strumento fatto da un allievo, da un altro, da un altro, da un altro. La gioia più grande nel costruire, almeno per me, è il momento del montaggio delle corde, quando il violino effettivamente suona. Thank you.
qua impariamo un metodo e poi ovviamente la tecnica e lo stile si deve evolvere, quindi c'è proprio necessità di confrontarsi con gli altri e cominciare a girare nei vari laboratori fino a che uno non arriva a creare un suo stile, una sua caratteristica, e allora da lì uno poi riesce a creare i suoi strumenti.